vicepresidente Mauro Fedetti, vicepresidente Enrico De Martino e il direttore generale Daniele Diomede. Farò una piccola introduzione il presidente, poi passiamo direttamente al mister che oggi insomma è un po' il suo giorno. Allora, buongiorno a tutti, intanto ho visto che già ampiamente è stato un po' rappresentato. Io sono qui soltanto per rappresentare il nuovo mister. Siamo contenti che è arrivato a casa nostra e adesso lasciamo la parola a lui se ci avete delle domande. Esatto, ci volete iniziare con le domande oppure ti vuoi dire qualcosa? Aspettate un attimo. Io tutto devo fare tranne che però devo dare delle risposte. Questo è un piacere ed è non è un dovere. Allora, comincio i passi l'offendiaggio, Massimo Venini della Nazione, buongiorno, molto piacere, senta, è arrivato da poco ovviamente, domenica c'è avanti un incontro da rimettere insieme questa squadra, ma si è fatto un'idea di quale può essere il problema di questo blocco mentale che ha questa Arezzo? Chiaro, altrimenti probabilmente si andava avanti come si andava e potevamo ancora essere più vicini alla Pistoiese. Evidentemente se non è questa la classifica, qualcosa che non andava c'era. E a mio avviso è più che altro mentale e poi anche chiaramente tattico, tecnico, però il problema principale è quello mentale, perché per giocare a calcio bisogna avere entusiasmo, divertirsi, proporre il gioco e correre senza palla. Senza palla si corre poco. Però se alla base non abbiamo un atteggiamento, un comportamento mentale adeguato, non possiamo correre. E non è un problema fisico, perché chi ha lavorato fino adesso ha lavorato molto bene. Sia il mio collega che il suo staff. E non sono uno che fa complimenti così. Ho trovato una squadra, un buon gruppo, però con quello che voi, che lei già mi ha detto. Ha fatto la fotografia della situazione, non posso che confermarla. Francesca Musi del Corriere di Arezzo, a proposito di staff, mister, lei sa parlare dello staff di Mezzanotte oppure avrà un suo staff? No, lo stesso staff di Mezzanotte, ho aggiunto una figura con la quale avevo lavorato già a Siena, che stimo moltissimo, che è il preparatore atletico. Il problema di intervenire a livello organico muscolare in questa fase, nei rapporti quando uno non si conosce bene, mi portava via del tempo, non avevo tempo da perdere. Quindi ho fatto una scelta ben precisa senza dare un giudizio negativo a chi c'era prima, che è ancora dentro, collabora ancora con noi, ci aiuta, ci dice quello che c'è stato fino ad oggi, abbiamo dei test, abbiamo delle valutazioni e ripeto, il problema non è fisico, però quello che io devo fare da oggi a livello fisico, da qui alla fine dell'anno, è chiaro fra me e il professor Margheri, che è responsabile in questo momento. Quindi il suo vice sarà comunque Stefano Cardinali? Sì, Stefano, una persona straordinaria e molto preparata. Volevo chiederle quali obiettivi le ha dato la società da qui a maggio, quando c'è nel campionato, come la Coppa, cerca di passare il turno in campionato, quale obiettivo, visto che... Ma io adesso vi dico una cosa che va in contraddizione con quello che le sto dicendo, quindi è imbarazzante per me, l'ho detto forse a qualcuno che mi ha telefonato. Io se sono qui ad Arezzo è perché Arezzo Calcio, ho parlato con la dirigenza, la presidenza, la proprietà lunedì, a pelle ci siamo trovati subito, è una grande piazza e le mie motivazioni sono altissime, le mie ambizioni sono altissime, ma nelle mie ambizioni c'è una base di umiltà spaventosa e per cui vivo la giornata e penso solo alla partita del Ponte Vecchio. Quindi rimanendo il fatto io cercherò di far bene in questo periodo, quindi ho una proiezione normale per guadagnarmi una conferma sul campo, poi rimane il fatto e poi vivo la giornata, ecco dove è la contraddizione. Io oltre Ponte Vecchio non ci vado, cerco di dar fuori il massimo da questo gruppo per la partita di Ponte Vecchio. I progetti si fanno con le vittorie, se vinci sei bravo, se non vinci non vale niente, quindi io ho una sola arma, una, vincere. Nella mia cultura non si può giocare a calcio pensando di non prendere gol e basta.
io la vedo come altri paesi, dove per vincere di fare un gol più degli altri. Questo non vuol dire che non voglio vincere, che sono squilibrato, che non curo la parte difensiva, però sono convinto che se faccio un gol più degli altri posso vincere la partita. Se sto lì attento solo a non prenderle, forse lo faccio, e poi non mi diverto, quindi se non mi diverto non faccio questa cosa, che per me non è un lavoro. Sono Giorgio Cioffini del Corriere di Arezzo, vorrei partire proprio da quest'ultima affermazione che ha fatto, che a mio parere è l'affermazione più importante, perché se io devo, come l'ho sempre fatto onestamente, a mezzanotte in faccia, devo fare una critica a mezzanotte, che quando è arrivato, vi ha detto prima, per me la cosa più importante è non prendere gol. Io la penso diversamente nel calcio, soprattutto per una squadra che deve vincere, quando ci sono il calcio da tre punti, per me è una cosa matematica che bisogna rischiare di pareggiarne poche delle partite. E infatti proprio lì è caduto mezzanotte, perché stiamo qui a fare la conta dei pareggi, sono 11. Quindi io sono abituato alle cose a dirle in faccia, quindi non le dico una cosa diversa da quello che è il mio pensiero, quindi per me parte con il piede giusto per questo. Però le volevo anche dire questo, lei ha detto mezzanotte, non, appunto, è un po' in contraddizione, non in contraddizione ovviamente con la prima affermazione iniziale, perché dice io voglio ringraziare mezzanotte che hanno lavorato molto bene, no? Voglio dire, questo però è una difficoltà in più per lei, perché insomma si ha lavorato bene, i risultati sono questi. Io sono subentrato 4 volte. Il lavoro non è solo diretto ai risultati, no? Quando tu subenti in una squadra ti devi rendere conto appunto dell'aspetto organico, dell'aspetto organico-muscolare, dell'aspetto tattico, della gestione degli allenamenti, no? Sono subentrato a colleghi che qualcosa insomma non si faceva, e a colleghi invece lavoravano abbastanza bene con una filosofia diversa dalla mia, perché la filosofia di mezzanotte o del direttore non è quella giusta o quella sbagliata, non è la mia iniziale, la possiamo tutti cambiare, eh? Io so solo che in Spagna la penso in un certo modo, in Inghilterra la penso in un certo modo, in Germania la penso in un certo modo, in Spagna la certo, in Francia in un certo modo, in Italia no, e non lo capisco, e cioè, non voglio capirlo, perché ormai se è a Coverciano ho degli amici che io stimo tantissimo, alcuni stanno lavorando in Serie A, non è che vedono le cose, non le vediamo allo stesso modo, ma non per quello loro sono capaci, ma no, d'accordo. Il calcio lascia, possiamo dire lei vederla uguale, ma non è detto che abbiamo ragione, possiamo dire che la vediamo allo stesso modo, ma non che noi abbiamo ragione, certo. Perché poi contano quelli, contano i risultati. Poi io posso parlare bene oggi, ma poi se lì, lì dentro, se, di là, di là, se là dentro non si è, non si va lontano. Su questo non ci sono dubbi. Perché poi in Italia in particolare spesso non si fanno lavorare proprio perché vogliono i risultati troppo presto, anche questo è un limite della nostra cultura. Il nostro lavoro. Mister Matteo Mazzotti, Alessio Arezzo Notizie. Le volevo chiedere se in questi giorni, insomma, cambiando la squadra, si è già fatto un'idea del modulo, comunque se ha già l'idea chiara da cui partire, insomma. Sì, allora diciamo, partiamo da un presupposto dei moduli. Io ho un po' di anni che alleno, quindi li conosco tutti, perché per degli anni li ho fatti un po' tutti, e quindi questo mi porta a pensare che io ai moduli non è che credo moltissimo, ai moduli, a dei principi tattici sì, e ritornando a quello che abbiamo detto prima, in questi principi c'è da correre senza palla e attaccare gli spazi. Il modulo parte da un presupposto per me di difesa a 4, ma basta che io faccio fare un movimento di 5 metri a uno o due giocatori, noi passiamo a difesa a 5, a 3, di che vogliamo parlare, i moduli? Per me è una perdita di tempo. In Italia parla sempre di moduli. È chiaro che il mio principio di difesa a 4, 3 centrocampisti e dei giocatori offensivi, perché per me sono offensivi anche i terzini, ma giocatori davanti più offensivi che non danno grandi riferimenti alle linee avversarie, alle linee difensive avversarie. Sono dei principi, poi si possono passare di moduli, possiamo parlare anche di moduli e di numeri, ma posso cambiarli nei 90 minuti. Ecco. Oggi abbiamo fatto un lavoro dove nei 90 minuti possiamo cambiare tipo di atteggiamento per i moduli, per quei numeri lì che lei diceva. Fausto Sarri, iniziamo con negli ultimi anni ha allenato sempre il settore giovanile, anche importanti tipo Genoa, Siena. Genoa è Chiappino, il mio carissimo è molto bravo, e quest'anno andava a Sorrento, gli avevo detto di non andare, è andato e sono andato. Marco Parolini gli ha detto di non andare a Cremona, stai nel settore giovanile, è andato e sono andato. Cioè, non ha accettato il consiglio. No, quando sei in una squadra di primavera o puoi andare alla Juve e vai alla Cremonese, vuol dire il cervello non funziona, io glielo ho detto.
come lui stava tanto bene a Genova, con un buon contratto è andato a Sorrento. Io lavoravo 3 anni in campagna, a Sorrento non ci andavo. Ecco, però adesso magari 3 anni fa. Siena, insomma, che Siena mi stava andando bene. Grosseto. Grosseto sono andato molto bene, finché poi nella seconda parte il presidente voleva che io facessi il secondo a Francesco Moliero. E al di là dei rapporti umani straordinari con Checco, però non mi sono divertito. Ecco, io faccio questo prima di tutto per divertirmi, con passione. Delle partite di Serie D ultimamente? Sì, perché poi io vivo nella provincia, a Latina, e ho tutti amici che giocano e seguo un po' tutti. Già, mi piace il calcio. Ecco, qual è la differenza allenare una squadra in Serie D, in Serie C e un settore giovanile per un allenatore? L'ancora stai plasmando molto ancora i giovani. E devi mettere nelle condizioni della crescita finale di essere pronti come professionisti, perché è un aspetto bellissimo e il risultato veramente conta poco. Risultato di campionato, cioè almeno né a Siena, quando ho fatto a Siena quel periodo, perché poi sono diventato responsabile del tecnico del settore giovanile, e né l'anno scorso a Grosseto non mi chiedevano i risultati, mi chiedevano la crescita dei giocatori. Per cui il risultato non conta, non devi pensare alla crescita, pure il tuo gioco, far vedere ai giocatori le cose giuste. Camille ti voleva a Viterbo, vero? Sì, Camille. Ma neanche mi ha parlato, perché non ci volevo parlare. Ah. Il direttore mi diceva, no, c'è qui il presidente, ecco, parlici tu, io non ci parlo proprio. Poi non lo so perché è uscita questa notizia, non ho avuto... Sì, il direttore è una persona che io conosco da tanti anni e mi stima, e voleva, ma Camille doveva fare un'altra cosa lo scorso anno che non ha fatto. E io sono una persona... Fanno l'eccellenza adesso, però, vero? Sì, arriveranno, perché sono sicuro che il presidente arriverà... Sono presto nei professionisti e a buoni livelli, perché Camille è uno che comunque è eliminato, però non si può fare allenatore con Camille. Nel settore giovanile sì, prima squadra no, è difficile. No, perché lui cambierebbe il figlio, l'allenatore lo cambierebbe al primo pareggio, il figlio, non guarda in faccia nessuno e non si può vivere così. Quindi si capisce perché anche ha scelto Arezzo, perché mi pare... No. Questo è un elogio al presidente, io voglio fare... No, guarda, l'elogio al presidente dobbiamo fare noi rispetto a questa situazione. Da questo punto di vista si è dimostrato, secondo me, con Mezzanotti anche troppo paziente, ma in questo senso lo dicevo... Però per quello che sono venuto. Per quello che sono venuto. Perché poi magari, anche se a mio parere forse andava fatta prima questa cosa, perché forse avevamo più tempo. Volevo chiedere, lei conosce qualcuno della squadra e come considera il valore di questa squadra, appunto anche da di fuori, mi rendo conto che era forse un po' prematuro. Allora, i giovani no, 95, 94 no, ma mi hanno fatto tutti una buona impressione. Quelli che giocano dalla vita in Serie C li conosco tutti, da avversari li ho incontrati tante volte, alcuni hanno tutti. E li conosco e quindi so bene quali sono le loro qualità. Quello che voglio dire, ritornando a quello che lei ha detto prima, che una delle motivazioni maggiori è proprio quella di aver conosciuto una persona che dà molta fiducia all'allenatore e che gli sta vicino. Ieri in albergo, l'altro ieri, il portiere dell'albergo mi ha detto, pensavo io fossi Mezzanotti, secondo me. E mi ha detto, questo guardi, il presidente la difende tantissimo. L'ha smesso di difendere perché mi ha cambiato, sono arrivato io. Gli ho detto così, ho detto, guardi, l'ha smesso di difendere perché lei non la devo difendere. No, e quindi è una delle motivazioni maggiori, ma io ho avuto delle opportunità reali, non a chiacchiere, per andare in prima divisione, in seconda divisione, qualche mese fa non l'ho fatto. La stessa per anche per levarci un po' dall'imbarazzo a volte delle cose che magari di rimbalzo venga a sapere. E il fatto che, per esempio, la persona che mi ha fatto conoscere il presidente, che è Franco Zavaglia, che è una persona che io stimo e che lui stima me da 20 anni, non da oggi, una volta, ecco, mi ha fatto conoscere adesso il presidente, mi ha dato questa opportunità, e una volta alla Viterbese in C qualche anno fa. Stop. Per farvi capire dei rapporti di stima reciproca, mi ha fatto conoscere il presidente, ha fatto conoscere una grande persona e mi ha fatto avere una grande opportunità di tenere una grande piazza. Tutto il resto dipende da me, non dipende dalla società, perché ha dimostrato già fino ad oggi di fare quello che deve fare una società, di stare vicino all'allenatore una volta fatta la scelta fino al limite possibile. Un'organizzazione, non è che lo devo dire, straordinaria per quello della categoria. E quindi questa è stata la scelta, non ho fatto una scelta di categoria, ho fatto una scelta di piazza e delle persone che ho conosciuto, semplice. E le persone che mi hanno proposto, magari se lo facessi un po' più spesso in futuro potrei avere qualche squadra in più. Purtroppo, io ripeto, in 20 anni, purtroppo dico, magari avessi avuto qualche opportunità in più. Ma lei a Siena ha lavorato col dottor Giardini? Sì,
L'ho incontrato. Ritrova sì, no, no, siamo incontrati ieri, straordinario. E infatti poi dobbiamo parlare con la proprietà per fare qualcosa ancora insieme qui. Perché quando io ero a Siena, Barcellona e Real Madrid venivano a vedere il lavoro di Zerbini. Barcellona e Real Madrid. Barcellona, Real Madrid e Chelsea oggi utilizzano la metodologia di Zerbini. E la utilizzerà anche lei ora, vabbè. No, dipende dalla proprietà se ne mette a disposizione. Io alla proprietà, loro chiedono a me, io a loro non chiedo niente. Loro chiedono a me i risultati, io dove sarò a fare quelli. Chiaramente dico, esiste la possibilità Zerbini e qui di Arezzo, valutata e poi. Ma neanche loro neanche lo sanno oggi, stiamo parlando di una cosa che ieri abbiamo martedì sera a cena, quindi parliamo di una cosa che la proprietà non conosce. Senta mister, il direttore dei giorni scorsi alla luce degli ultimi risultati ha detto che i giocatori sono tutti sotto esame, la maggior parte sotto esame ora sono con lei, perché insomma quindi andrà a campo effettivamente chi avrà nervo, passione, cuore, come ha detto lei, gioco. Carta d'identità? Per i vecchi e per i giovani non conta. Passato calcistico non conta niente. Conta quello che fanno lì durante l'allenamento e quello che faranno vedere lì dietro. Il resto, non ho altri mezzi, cioè non è che posso far contento qualcuno. Io devo vincere. Come? Probabilmente posso anche sbagliare valutazione, questo può succedere. Raramente succede, ma può succedere. Insomma, fa parte del nostro... Sono Andrea Vatti di Amaranto Magazine e Teletrudia. Volevo chiederle, lei ha vinto un campionato di Serie D, no? Sì. A me, tra l'altro, è in quella piazza ricordato con grande affetto. Come, le chiedo come si vince il campionato di Serie D anche alla luce di quello che sta succedendo ad Arezzo e cosa intende fare con Quadrini, no? Che è un giocatore che lei ha incrociato a Grosseto e che ancora non è riuscito forse a calarsi in questa categoria. Due belle domande. Allora, vabbè, vincere i campionati ci sono diverse strade, diversi modi, no? Quello per esempio in una cittadina di 15.000 abitanti, io andavo via da una piazza più importante che era Matera, dove ero arrivato terzo e sono andato lì. Sempre perché non ragiono moltissimo, vado molto con il cuore, mi fido delle persone, infatti c'è un presidente ancora lì che è 20 anni che fa il presidente, è una persona straordinaria. E lì per esempio ho utilizzato un metodo vecchio, storico. Abbiamo preso tutti i giocatori, spendendo un bel po' di soldi, tutti i giocatori che vincevano i campionati negli ultimi anni. Squadra straordinaria, gestione del gruppo complicata, tattica non necessaria, insomma, perché la lettura individuale era straordinaria. Invece sono dei progetti dove tu devi pensare in modo diverso, sei in una piazza diversa e allora devi fare un altro ragionamento. Quindi non esiste una strada per vincere, se dovessi dire questo. La seconda domanda era... Su Quadrini. Quadrini, allora, lo scorso anno io, negli aspetti che ho fatto, a volte venivo utilizzato dalla proprietà per allenare 34 giocatori fuori rosa. È una cosa vergognosa nei professionisti questa, perché non esiste la parola fuori rosa, voi lo sapete bene perché non dite che l'avete fatto, però comunque si spogliano con gli altri, magari uno spogliatore più lontano con gli altri, però vengono allenati da un allenatore professionista. Un allenatore professionista li devo allenare. Uno, allora lui, Del Vecchio, altri giocatori straordinari, si sono sempre impegnati al 100%, però non hanno giocato. Si impegnava molto, quindi lui per cosa ha di problema? Che non ha la gamba, non ha quello. E se un giocatore scende dalla B, perché lui in B, non perché è qui, perché io lo dicevo già lo scorso anno e non sapevo di rincontrarlo, non capivo perché non giocava, e giocava Gimenez, Brugman, non lo riuscivo a comprendere, Sodimo. Lui andava molto meglio di loro, però lui era fuori lista ormai, era morto, è stato un anno così, chiaramente è condizione. Io investo molto su di lui come persona, lui mi deve dare risposte, non con la bocca, là. Se le risposte sono positive è bene, altrimenti abbiamo molto tempo per costruire qualcosa da qua alla fine del campionato, io non ho tempo, però lo stimo. Questo non vuol dire che ha garantito qualcosa, nessuno ha garantito niente, io per primo, giustamente anche per i calciatori della stessa identica cosa, prima abbiamo detto che è tutti in discussione, però il calciatore non si deve sentire troppo in discussione, c'è chi si deve prendere responsabilità come me, perché comunque rimane il gioco del calcio e se si va lì pensando e si devono prendere responsabilità che è un lavoro,
e allora fare quelle corse che vi dicevo prima, che vanno fatte, non dico col sorriso ma con entusiasmo, non si fanno, e finiscono tutte le partite giocando male, non divertendoci, noi, voi, tutti. Per dare entusiasmo bisogna avere entusiasmo per poterlo dare, se non è entusiasmo ce lo dobbiamo trovare attraverso il gioco. Io a te vicino non mi conosco. Volevo chiedere se era possibile della presenza del Presidente. Oggi siamo qui per il Ministro. Però è riferita al Ministro. La scelta del Ministro che ha PIN significa anche, insomma, Presidente, che un po' di amarezza è scemata e che è ritornato invece l'entusiasmo per questo Arezzo. Cioè, e quindi sarà lui, insomma, però anche l'allenatore sarà lui che adesso mi ridarà l'entusiasmo, saranno le vittorie, con le vittorie gli ritorno, altrimenti però cioè è sbagliato pensare che io ho perso ogni entusiasmo, ogni cosa. Io in genere, nonostante i nemici, i paletti e tutto quello che mi trovo davanti tutti i giorni, a 65 anni ho cominciato a lavorare a 16, insomma la pelle è dura, e per farmi fuori ce ne vuole veramente tanta e tanta esperienza. Detto questo chiudo, non andiamo avanti. Io la volevo sollecitare sul mister sempre. Avete trovato la chiave, no, perché a me deve diventare una scelta non casuale, no? Dopo averlo sentito, perché ha parlato molto, secondo me, le sue parole più importanti, diciamocelo francamente, noi bisogna puntare su giovani. Oggi chi vuole fare calcio non può che fare questa scelta in Italia, e io dico anche per fortuna. Cioè, questo signore sa molto di questo, visto che viene da settori giovanili importanti, e anche le parole che ha detto a me mi convincono molto. Ecco, quindi al di là di tutto, no? Bisogna cambiare allenatore eccetera, ci si ritrova, cioè, è una scelta precisa che va in questo senso. Lo Zerbini, non a caso ho sentito parlare di un progetto di cui purtroppo non se ne parla più da tempo. Io credo che rilanciare l'Arezzo, cioè, passi attraverso questi discorsi, e se è vero questo, la scelta di un allenatore così secondo me è importante. Sì, faccio un appunto alla sua domanda. Anche più, secondo me. Zerbini non si sente parlare del progetto da più di tempo, non si sente perché è stato fatto il progetto, è stato chiuso un contratto, ma 7-8 mesi fa, ormai roba storica, quindi come fa lei a non ricordarselo? E adesso faremo... Ma rilanciamolo quindi, insomma. Ma noi tutti i giorni stiamo lavorando, lì non a caso c'è Andreini che segue il settore giovanile, tutti i giorni si vedono, perché è chiaro io sto a Roma, quindi non c'è questo pensiero che lei ha espresso. Poi le mi ha chiesto se è casuale questa scelta. No, la scelta non è casuale, siccome la stampa tanto l'ha detto in tutte le maniere, tanto che lui scherzando, io con De Martino gioco e scherzo, per fortuna, no? Meno male. Ho detto parliamo poco perché abbiamo le cimici sotto le macchine. Si sapeva che, non so come, che noi abbiamo un ottimo rapporto, soprattutto De Martino con Zerbini, non è un segreto, non vedo, anzi, è un onore, perché credo che in Italia è uno di quelli che ha fatto il calcio, quindi nel momento di difficoltà abbiamo parlato con Zerbini, con Zavaglia. Ah, infatti ti vedevo che guardavi. Noi ci alziamo alle 6 per venire qua. Il problema è che fino a ieri sera alle 11 abbiamo lavorato. Quindi il rapporto con Zavaglia di fiducia totale ci ha portato a consultarci con il dottor Zavaglia, ci ha presentato il mister, ci siamo piaciuti, a pelle, no, nel senso buono, no, io lì non ho problemi. E così è nato questo rapporto. Ora è chiaro,
siamo gente di mondo, fiduciosi, speranzosi, e il calcio lo vediamo anche ai settori più dei massimi livelli, no? È abbastanza strano. D'accordo. Fiducia tanto. Comunque, insomma, l'obiettivo finale almeno per quest'anno, mister, quale, presidente, quale potrebbe essere? Cioè, che gli ha detto? Qui non c'è un obiettivo finale. Io con il mister ho praticamente preso il progetto e l'ho riportato al signor Chiappini. Ci credi in questo progetto? Ha riflettuto e poi ha detto sì. Ci sono due giocatori. Non è facile far fuori Ferretti, Caramuzzi. Non è facile. Chi ci vuole far fuori? Gli verrà la bava alla bocca e qualche attacco di bile. Non è facile. Presidente, una domanda. Non era così scontato, lei ha riconfermato tutti gli uomini, tutti i tecnici del Borgo che erano arrivati con mezzanotte, no? Sì. Quindi è stato un gesto, direi, significativo, perché in genere l'anno scorso va anche gli altri. Quindi, insomma, aver messo d'accordo Chiappini e queste l'altra componente che devono. No, nel senso, no, no, ma ha chiesto se vuole cambiare, cambiamo, non è stato. Insomma, è avvantaggiato anche lui, e poi al di là, insomma, anche dal punto di vista umano è stato un gesto molto significativo questo. Io, se ci ricordiamo le volte precedenti, che le cose buone non vengono mai ricordate, io dissi una cosa, e siccome è quello che poi faccio nella vita normalmente, è molto difficile che io lascio per strada qualcuno, chiaro, qualcuno che merita. Ci sono due giocatori importanti, no, negli ultimi anni dell'Arezzo, che hanno giocato poco, uno per un motivo, uno per un altro. Mencarelli, perché ovviamente veniva da un brutto doppio infortunio, addirittura neanche uno o due, e Rubechini per scelte magari dell'allenatore. Hai avuto un'idea di questi due giocatori che magari anche in certi ruoli possono essere importanti? Allora, tutti e due sono legati, per cui diciamo prima, giocatori di Lega, no? Perché i ruoli lì possono essere ricoperti ai giocatori di Lega. Però sono tutti e due molto bravi. Uno per un motivo, uno per un altro, tutti e due molto molto bravi e positivi. E ci sono dei giocatori tipo Bricca e Marco Pecorari che sono straordinari per, come uomo, positivi. Io quello che devo fare è vedere chi è positivo e chi è negativo. Quello che è negativo, per completare il discorso, non ho tempo. Non lo posso aiutare, perché io ho bisogno di chi mi aiuta. Quindi quelli negativi li parlerò velocemente. Ma volevo citare su un aspetto tecnico, Quadrini, sì, per esempio, no, lei sì, fa il 4-4-2, sì, no, Mencarelli, Rubechini, sì, a me mi sembra abbia una bella autostrada davanti. Ma invece Quadrini ti ha sempre giocato defilato sulla sinistra, un po' come Del Piero una volta, insomma, in un ruolo che a me non mi ha mai convinto, perché un giocatore come Quadrini lo riporti al centro del progetto, se no non lo riporti. Ecco, io chiedevo a lei, insomma, io lo vedevo più da non è un esterno. Ma Quadrini, quando era io l'ho seguito tanti anni fa, quando era in Cino a Teramo, no? Ed era un giocatore che cambiava quel ruolo lì, cambiava le partite, ma tutte, non è una sì, una no, tutte. E non da esterno. Giocatore straordinario, poi così a Sassuolo, no, anche da interno e da esterno. In questa squadra, perché io devo vedere gli equilibri, una squadra forte è quella che ha l'equilibrio. Negli equilibri stabiliremo qual è il suo ruolo. Mister Massimo Pucci, Radio Group, lei prima ha parlato, innanzitutto benvenuto all'Arezzo. Grazie. Lei prima ha parlato appunto di giocare davanti senza dare troppi punti di riferimento all'avversario. Io premetto, non ho visto le partite perché guardo soltanto gli spezzoni che si possono vedere così per questioni tecniche e professionali mie. Ma mi sembra appunto che l'Arezzo sia stato, tra virgolette, ostaggio un po' della figura di Essussi quest'anno, che è stato il giocatore supermarcato là davanti alla fine. E quindi questo è qualcosa da rivedere nell'assetto tattico davanti, secondo lei? Sì. Sì. Come? Il come non ce lo spieghi, poi lo scriviamo. Anche gli altri leggono, sì.
così si diventa meno prevedibile, se si danno meno l'obiettivo. E lui non deve fare il riferimento, deve giocare, deve fare certi movimenti. Che so che io non impongo, decidiamo insieme con la squadra. Io propongo, una volta che abbiamo deciso, la divento nella responsabilità dei ruoli determinato. Determinato vuol dire non accetto a quel punto lì che qualcuno sbagli. Però le decidiamo insieme le cose. Sei d'accordo a fare questo? Se no facciamo un'altra cosa. Che ne pensi? Si lavora, si lavora, si lavora, si raggiunge l'obiettivo, io poi lo devo vedere lì, perché se poi lì non c'è, vuol dire che stiamo parlando due lingue diverse e non andiamo più d'accordo. Lì divento uno determinato. Sono molto elastico nel proporre quello che ho in mente, perché io propongo, ma il campo ci vanno loro, quindi devono essere loro convinti di quello che io dico. In questi due giorni, che sono pochi, sono convinti. Lei quindi ha una proposta da fare per l'attacco, sì, per tra virgolette camuffare insomma quello che è stato il punto di riferimento comunque della squadra, e l'ospite indesiderato che viene poi circondato da due o tre giocatori costantemente. Si fa fatica a servirlo e lui a farlo giocare. Ministro, a questo proposito volevo chiederle questa rosa, adesso che con Invernizzi e Cubillos infortunati, no? Solo due attaccanti di ruolo, e tra l'altro a Pomigliano il Sussino ci sarà per squalifica. Lei gradirebbe che magari la società trovasse uno svincolato pure ormai? Ecco. Lo farebbero subito domani. Me la prenderebbero domani, ma noi adesso andiamo a prendere un giocatore svincolato, quant'è che è fermo? Quando ci aiuta? A giugno già hanno fatto una scelta diversa sull'allenatore. Io devo vincere oggi, e se ci fosse un giocatore in grado di farci vincere oggi, come hanno fatto un cambio allenatore, prenderebbero un altro giocatore che sarebbe tutti contenti, compresi i calciatori, venisse, perché se ci fa vincere siamo tutti contenti, ma non esiste. Io le mosche bianche non credo. Magari può attingere dalla riunione. Cioè, non ne hanno parlato, io non... oggi dicevo ai ragazzi, qualche volta se mi sbaglio il nome, io ho conosciuto più di 10 collaboratori, 10, 12, forse 15, 25 ragazzi, quindi 40 persone, per darsi di tutti è complicato, e conoscere bene tutti quelli che io ho oggi, è chiaro che devo vedere anche lì, ho due giocatori che mi hanno parlato molto bene, e lì dietro, chi si prende la responsabilità di quello che dice? No, scherzo. No, due giocatori che sono pronti, 96, ma sono pronti a far parte di questo gruppo, però nei tempi giusti. A posto? Sì. Ringrazio. La foto.